Ascoltiamo adesso una puntata di Enigma in tempi non sospetti 2004. È il 5 luglio 1983 quando questa telefonata inaspettata arriva nella casa di una famiglia angosciata. Riaccende un filo di speranza, tutti restano all'ascolto con il fiato sospeso. La voce di Emanuela Orlandi, la ragazza quindicenne scomparsa nel centro di Roma 2 settimane prima. Forse sarà l'ultima volta che i genitori ascoltano la sua voce. Ma andiamo avanti con la telefonata. Pronto? C'è la sua soddisfazione? Sì, ma mi faccia una proposta almeno, no? Allora, mi ascolti? Sì? Il funzionario del Vaticano, sì? Non mancheranno di mettersi in contatto con lei. Chi è questo interlocutore con l'accento straniero? È un rapitore? È un mediatore? Perché fa riferimento a misteriosi funzionari del Vaticano? Sì, ma la bambina sta bene, mi dica almeno, no? Non preoccupi, io non potrei ora avanzare, non avere autorizzazione. Non si sa dunque se la bambina, Emanuela, sta bene, ma non si sa nemmeno se in quel momento qualcuno ha davvero tra le mani Emanuela. E perché? Perché proprio lei? Per ricattare chi? Per ottenere che cosa? Io le faccio i miei personali auguri, sì. E la questione lo risolverà bene per... Ma dico, io devo intervenire, perché... Preoccupi di questo, il funzionario avranno molto presto i contatti con lei. E invece da preoccuparsi ci sarebbe stato davvero, perché sono passati 20 anni ed Emanuela a casa non è mai tornata. È viva? È morta? Ancora oggi questa domanda rimane senza una risposta. Presentava Andrea Vianello, non Corrado Augias. Sigla piuttosto lunga, è meglio non interrompere. Buonasera. Per le strade di Roma, in un'estate ormai di più di 20 anni fa, comparvero tutto a un tratto su tanti muri tanti manifesti come questo. Emanuela Orlandi, 15 anni, alta 1,60 m, è scomparsa. Al momento della scomparsa aveva capelli lunghi, neri e lisci, indossava pantaloni jeans, camicia bianca e scarpe da ginnastica. Non si hanno sue notizie dalle ore 19 di mercoledì 22 giugno. E poi proseguiva il manifesto: chi avesse utili informazioni è pregato di telefonare al numero, eccetera, eccetera. Per noi, dopo 20 anni, per l'immaginario collettivo, Emanuela è rimasta soprattutto quella immagine, quel manifesto, quella foto appesa ai muri di Roma, quella richiesta di aiuto. Ma per chi invece a casa ancora l'aspetta, Emanuela Orlandi è molto di più che un vecchio manifesto ingiallito. Sono Ercole Orlandi, il padre di Emanuela, la ragazza che scomparve 20 anni fa nel nulla, il 22 giugno del 1983. Da allora non si è saputo più nulla. Siamo andati avanti, sempre sentendo qualcosa. Chi diceva una cosa, chi ne diceva un'altra, però di concreto non c'è mai stato nulla. Comunque noi dopo 20 anni in famiglia, a casa tutti, crediamo che Emanuela sia ancora viva. Vive in qualche parte del mondo,
e io mi raffiguro Emanuela come la figura che ho qui nel quadro dietro di me, perché ormai è un quadro che non raffigura più da bambina, ma da donna tu ormai adulta, come credo che sia Emanuela oggi. Andiamo avanti sempre con questo pensiero, in famiglia c'è sempre questa speranza, e che mai nessuno ha parlato di Emanuela morta, ma tutti hanno sempre detto viva, e noi speriamo che sia veramente ancora viva. E andiamo avanti finché ci sarà la salute per cercare di arrivare alla verità, perché a una verità dovremmo giungere. Buonasera Ferdinando Imposimato, magistrato. Ercole Orlandi ha parlato con le ragioni del cuore. Lei con le ragioni delle investigazioni ha la stessa speranza che Emanuela sia ancora viva? E io ho la stessa speranza perché molti hanno parlato di Emanuela viva dopo la scomparsa. Fra questi ci sono stati dei Lupi Grigi, da noi interrogati, e poi anche c'è stato un giornalista turco che ha parlato con altri Lupi Grigi, si chiama Mohamed Tez, che nel 2000 parlò con... Ne sentiremo molti, di nomi turchi, di Lupi Grigi, ne parleremo. Ci sono molti che hanno parlato di questa bambina viva per molti anni dopo la sua scomparsa, quindi io credo che possa essere viva. Cioè, ovviamente non posso dirlo con sicurezza, ma spero anch'io che sia viva. Una speranza quindi condivisa, quella di Ercole Orlandi, da Ferdinando Imposimato. Io saluto anche il professor Francesco Bruno, uno dei massimi criminologi italiani. Lei ha lo stesso ottimismo di Imposimato? No, perché purtroppo le ragioni così della indagine criminologica e scientifica che abbiamo condotto su questo caso escludono o comunque riducono quasi a zero le possibilità di aver tenuto in vita un ostaggio così. Imposimato dice: noi abbiamo interrogato, evidentemente da avvocato ha interrogato, però non è, non è più giudice, quindi non si tratta di verbali ufficiali. Bruno dice: le ricerche che noi abbiamo condotto, c'è questa vaghezza, bisognerebbe essere più precisi quando si parla di argomenti così delicati, anche se si può intuire di chi parla. Da parte di chi ha avuto interesse a rapire questa ragazza. Si chiama Evviva il libro scritto da un giornalista di Gente, Antonio Fortichiari, dedicato al caso Orlandi, che mi fa capire che anche Fortichiari è dalla parte della speranza. È una speranza o una convinzione che Emanuela sia viva, Fortichiari? Beh, purtroppo è solo una speranza, però il suo ricordo è vivissimo e questo testimonia, come ha detto il papà di Emanuela, Ercole Orlandi, che in tutti questi anni, 20 anni, sono tanti, non ci sono mai state tracce della sua morte. Allora è più di una speranza, non è assurdo, mi rendo conto che è difficile, ma non è assurdo. Esatto, è una puntata un po' zeppolosa, in parecchi hanno la zeppola e si capisce come si capisce, di costui aveva già scritto allora su caso Orlandi. Cioè, essere viva è che possa anche non essere ostaggio. Gli ospiti oggi tutti ci aiuteranno anche a seguire cronologicamente una vicenda, dicevo, complessa, che peraltro riguarda anche il Vaticano. Emanuela Orlandi è uno dei 75 cittadini laici del Vaticano in quel 1983. Fortichiari, per chiarirlo subito, Ercole Orlandi, lo abbiamo visto, che mestiere faceva, perché è un cittadino vaticano? È un cittadino vaticano perché suo padre era stato assunto prima come elettricista e poi era stato, diciamo, promosso come ordinante di sala pontificia, cioè insomma uno degli assistenti del Papa, Papa Pio XI. Lui? E Ercole Orlandi ha ereditato in sostanza il mestiere del papà, di suo padre, e era uno degli assistenti del Papa, è un commesso, è un postino, diciamo, che recava, diciamo, la posta che poi doveva essere smistata fino al Santo Padre. Importante chiarire il ruolo, non è un ruolo di grande potere, non è un ruolo di grande denaro, il che, diciamo, esclude in partenza che dietro al possibile sequestro Orlandi ci possa essere un ricatto a scopo di estorsione, un rapimento a scopo di estorsione. Ma iniziamo il nostro racconto e non possiamo che ritornare indietro quindi di 20 anni, in un pomeriggio di fine giugno a Roma. 22 giugno 1983, alle ore 16:30 Emanuela Orlandi esce da casa, in Vaticano, per andare a lezione di musica al Conservatorio Ludovico da Vittoria di Piazza Sant'Apollinare, per la consueta lezione di flauto. E questo è certo.
Secondo una successiva ricostruzione dei fatti, lungo la strada viene fermata da un uomo di circa 40 anni che le offre un lavoro, 350.000 lire, per pubblicizzare dei cosmetici Avon durante una sfilata di moda. La proposta sembra allettante. Allora Emanuela decide di chiedere consiglio a sua madre e telefona a casa, dove però trova solo la sorella che comunque le dice di lasciar perdere. Nel frattempo i minuti passano e Emanuela entra a scuola in ritardo. Quando esce confida la proposta alla sua amica Raffaella, che le risponde in modo vago. Le due ragazze si salutano davanti alla fermata dell'autobus in corso Rinascimento, ma Raffaella, salendo sul mezzo pubblico, riesce a vedere che Emanuela viene avvicinata da una ragazza dai capelli neri, che non sarà mai identificata. Dopodiché Emanuela scompare. Forse ha preso l'autobus, forse no. Forse è stata avvicinata da un uomo. E se sì, lo ha seguito senza timore o è stata minacciata. Alle 19.30 sua sorella e alcuni amici di Azione Cattolica la aspettano davanti al Palazzo di Giustizia sul Tevere. Ma Emanuela ritarda ed è un fatto inconsueto. Il gruppo allora decide di andarle incontro verso Piazza Santa Pollinare, ma di Emanuela nessuna traccia. Alle 8 di sera la famiglia, non vedendola arrivare, si preoccupa. Il padre e una sorella decidono di andare alla polizia per denunciarne la scomparsa. Ma gli agenti non danno peso alle loro preoccupazioni, pensano che si tratti di una scappatella. Ma questa ipotesi non è accettabile per amici e parenti. Non fa parte delle abitudini di Emanuela. Iniziano allora delle ricerche private nella zona intorno al Senato, ma non arrivano a nulla. Riescono solo a trovare una conferma di quello che Emanuela poche ore prima ha detto al telefono. È stata fermata da un uomo. È vero, forse. Un vigile urbano ha notato una ragazza e un uomo vicino ad una BMW. Forse è una pista, forse no. Le indagini sono a un punto morto. Il giorno dopo il quotidiano Il Tempo raccoglie l'invito dello zio di Emanuela e pubblica un piccolo articolo. Chi ha visto Emanuela? Professor Francesco Bruno. Ecco, questo è un riassunto evidentemente approssimativo, non che contenga grandi svarioni, però non può approfondire anche per questioni di tempo, contribuendo così a portare avanti la narrazione Avon. Volgo a lei come criminologo, peraltro lei all'epoca era anche un collaboratore del SISDE, del reparto tecnico-scientifico, questo particolare poi ci tornerà utile. Modalità della scomparsa, professore, da criminologo, sembra non esserci segni di violenza, diciamo un rapimento eclatante nel centro di Roma avrebbe lasciato delle tracce. Possiamo presumere che la ragazza segua chiunque sia stato volontariamente? Probabilmente sì, perché abbiamo tracce di questo interessamento di un uomo con la scusa di far guadagnare una piccola cifra. Per la sfilata. Ricordiamolo per dovere di cronaca, poi si scoprì che la sfilata non c'era e che la casa di cosmetici era assolutamente ignara di tutta la vicenda. Però questo tipo di lavori sono diffusi e naturalmente è molto difficile però che vengano contattate queste persone per strada. Normalmente viene una persona a casa, parla con i genitori, eccetera. In questo caso quindi dobbiamo una ragazza di 15 anni però non poteva saperlo. Che una ragazza di 15 anni non poteva saperlo, ma che qualcuno abbia subdolamente attirato la sua attenzione e magari l'abbia fatta salire in qualche macchina spontaneamente convinta con l'inganno, senza bisogno di forzare. Altro particolare importante, però voglio chiedere a Ferdinando Imposimato la lentezza iniziale delle indagini. I genitori si agitano, avvisano i carabinieri, all'inizio c'è un po' di sottovalutazione, atteggiamento normale, è normale che si pensi a una scappatella, oppure si è perso tempo prezioso in quel momento? Si è perso tempo prezioso, però c'è una giustificazione, perché i rapitori, io sono d'accordo con quello che ha detto il professor Bruno, avevano interesse a che non venissero fatte le indagini, perché la dovevano portare fuori dall'Italia, secondo le mie indagini. Secondo la sua tesi, che poi adesso a poco a poco si illustra. Però voglio dire, c'era un interesse a far credere che la ragazza si era allontanata volontariamente, in realtà era stata vittima di un inganno, e poi questo si sarebbe saputo soltanto a distanza di tempo, quando sarebbe stata questa telefonata. Il giorno della scomparsa di Emanuela Orlandi c'è un fatto: Giovanni Paolo II, Papa Wojtyła, torna da quel viaggio trionfale, stiamo vedendo un'immagine
con le bandiere di Solidarnosc, coincidenza particolare, proprio il giorno del ritorno del Papa. Quanto significativo quel secondo viaggio in Polonia, Dornielli? Significativo e delicatissimo, come è stato detto. Quello che parla è un vaticanista, giornalista, esperto di Vaticano. Papa va in Polonia la seconda volta in un momento in cui in Polonia c'è lo stato d'assedio, la legge marziale, c'è Jaruzelski al potere che era un generale, il Papa non può, il Solidarnosc, il sindacato polacco di Lech Wałęsa è stato sciolto, il Papa non può neanche pronunciare la parola Solidarnosc ed è un viaggio che si svolge tutto sul filo del rasoio, sulle cose che il Papa può dire o non può dire. Era un momento di grandissima tensione internazionale, il Papa svolgeva in quel momento non soltanto il ruolo del grande protettore della Polonia, ma anche di colui che doveva portare a una mediazione, a far sì che insomma la Polonia uscisse da questa situazione gravissima, i sovietici minacciavano di poterla invadere, perché è un contesto internazionale delicatissimo. E in questo contesto dunque che Emanuela Orlandi, quel pomeriggio di giugno, scompare. Prime ore per i familiari, lo abbiamo capito, terribile, silenzi, anche incomprensioni quindi con gli inquirenti. Poi dopo l'annuncio iniziano ad arrivare le prime telefonate, sono soprattutto sciacalli, sono soprattutto mitomani, ma tutto a un tratto arriva una telefonata che fa scattare un campanello d'allarme. Sabato 25 giugno 1983, ore 18, casa Orlandi, squilla il telefono. Una voce che si identifica come Pierluigi racconta: la mia fidanzata ha incontrato in Campo dei Fiori due ragazze. Una delle due, che ha detto di chiamarsi Barbara, aveva con sé un flauto e vendeva cosmetici. Voleva guadagnare qualche lira e un amico le aveva consigliato di suonare in pubblico. Barbara però si vergognava per gli occhiali che usava per suonare. In casa Orlandi un sussulto. È vero, Emanuela suona il flauto e si vergogna dei suoi occhiali. Passano tre ore. Nuova telefonata. Pierluigi, che parla un italiano senza inflessioni dialettali, aggiunge un altro particolare significativo. Barbara porta occhiali a goccia per correggere l'astigmatismo. Per gli Orlandi è un'esile speranza. Domenica 26 giugno 1983, ore 20, terza telefonata. Pierluigi dice di essere in una località marina, di avere 16 anni e di essere in un ristorante con i genitori. Aggiunge un altro dettaglio su Barbara. La ragazza deve suonare il flauto al matrimonio della sorella. Tutto vero. Sembra la descrizione di Emanuela. La famiglia Orlandi e gli inquirenti si convincono. Queste telefonate potrebbero essere una pista. Ma perché Pierluigi vuole rassicurare la famiglia Orlandi? Perché non fornisce elementi per rintracciare Emanuela? Allora, sappiamo già tutto di queste telefonate, però ricordiamo sempre che questa non è registrata ed è soltanto riferita da Mario Meneguzzi. Si tratta di particolari troppo precisi per non arrivare da qualcuno che conosceva bene Emanuela, anche se qualcuno vuole che in tre giorni lei abbia già fornito ai suoi rapitori tutte queste notizie. Appare abbastanza improbabile in ogni caso. Perché non fa richieste? Lo zio di Emanuela, Mario Meneguzzi, gli chiede un appuntamento in Vaticano. Pierluigi rifiuta. Chiede: ma lei è un prete? Dunque l'anonimo telefonista non sa nulla degli Orlandi, nulla del padre di Emanuela, del Vaticano. È sempre una circostanza riferita, non abbiamo prove, attestazioni, nulla di questa frase: ma lei è un prete? Presto. Vero? Falso? In buona fede? Più tardi due agenti dei servizi segreti, esattamente del SIST, il servizio segreto civile, consigliano alla famiglia Orlandi di prestare attenzione ad ogni elemento e di mettere sotto controllo il telefono di casa. E qui nasce un grosso equivoco, ne ha parlato di nuovo tra l'altro Nicotri nell'intervista a Radio Radicale di due giorni fa, di replica a Pietro Orlandi. Sapete che Pietro ha di nuovo sparato su tutti, quindi sono intervenuti Peronacci, Nelli e Nicotri. Nicotri avanza sempre dei dubbi su questa incursione dei servizi segreti in uno stato estero ufficiale, cioè che si infilino per vie traverse è un discorso. Questi si sarebbero presentati come agenti dei servizi segreti. Noi sappiamo, abbiamo visto qualche video fa, chi fosse questo, come fosse composto questo drappello. In cui Roma viene tappezzata di manifesti con il volto sorridente di Emanuela.
28 giugno 1983 entra in scena un altro telefonista. Un certo Mario, che sostiene di avere 35 anni, chiama gli Orlandi. Racconta di aver visto un uomo e due ragazze che vendevano cosmetici. Ma io penso che questo amico tuo sarà anche piuttosto adulto, quanti anni? No, sono 22 anni. E la ragazza è un po' più grande, 26, poi c'è questa ragazza inglesina, poi c'è questa ragazza di Venezia, che Barbarella si chiama, Barbara. Ritorna dunque il nome di Barbara, nome già fatto da Pierluigi. Barbara potrebbe essere Emanuela. Pierluigi e Mario potrebbero conoscersi. Potrebbero far parte della stessa organizzazione. Al telefono. Come abbiamo visto, al limite, Barbara potrebbe ricordarci più Mirella che Emanuela, per come viene descritta. E c'è anche di mezzo un'origine veneziana per Mirella. Sono ancora Mario. Il fatto che sono andata di casa, infatti gli ho detto, ma che fai qua a Roma? A un certo punto i tuoi genitori sono attaccati a questa Roma così. Allora ha fatto, non loro lo sanno, mi sono andata perché mi fanno, perché c'era a un certo punto, non fa bene a casa loro. Mi fanno, no, ma perché stava una vita piatta, una vita troppo comune, però loro lo sanno, gli ho detto che me andavo. Dunque Emanuela, ovvero Barbara, sarebbe scappata volontariamente da casa. Ipotesi poco plausibile, tanto che verrebbe... Una voce che ricorda quella di noto personaggio. A chiedersi, questi telefonisti, Pierluigi prima e poi Mario, sanno qualcosa o mentono? Sono degli sciacalli, dei mitomani o solo delle pedine manovrate da altri? Quando parlano di Barbara, fanno veramente riferimento a Emanuela Orlandi? Secondo lei, diciamo, che caratteristica ha? More, brune, bionda? No, brunetta, sono brunetta. Non ha i capelli neri? No, si è un castano scuro, bruno, non è mo guardata proprio regolare. Certo. Vabbè. Vabbè, ma che altezza potrà avere? 1,50 m, 60? No, è bellassina. Che lei saprà qualche riscontro? No, credo che non siano molti riscontri. Portichiari. Dopo 20 anni si può riuscire a capire chi sono Pierluigi e Mario, che ruolo hanno avuto, erano dei mitomani o erano realmente delle persone che avevano a che fare con la scomparsa di Emanuela? Beh, io penso che fossero sicuramente le persone che avevano a che fare o che pretendevano di essere a che fare, di avere a che fare con la scomparsa di Emanuela, perché soprattutto la prima telefonata di Pierluigi avviene il 25 giugno, quando ancora, diciamo così, gli inquirenti non sono entrati nel vivo dell'inchiesta. Insomma, c'è una bella differenza tra persone che hanno a che fare e persone che pretendono di avere a che fare. In questo modo siamo nel tutto e nel niente. È intervenuto a ritenere che possa essere. Esatto, e il SISDE non è intervenuto. E danno un particolare, però forniscono un particolare che potrebbero aver raccolto mesi prima. E in questo sta la profonda anomalia di questo rapimento, se vogliamo dirlo così, perché in un rapimento normale il rapitore dà la prova di avere in mano l'ostaggio e chiede un riscatto. Cosimato, lei prima ci aveva detto, avevano tutte le intenzioni, quelli che secondo lei sono appunto i rapitori di Emanuela, di far pensare che potesse la ragazza essersi allontanata spontaneamente. Anche in queste telefonate di Pierluigi e Mario il messaggio che viene lanciato alla famiglia è questo. Però è un messaggio ambiguo, non c'è il nome di Emanuela, ci sono riscontri che funzionano e altri no. Perché? Perché i due signori, che erano sicuramente appartenenti all'organizzazione dei rapitori per quello che verrà dopo e che non vogliamo anticipare, volevano far credere al padre che la ragazza si era allontanata volontariamente per evitare che il padre spingesse sulle forze dell'ordine, sugli investigatori. Perché si stupiscono quando Meneguzzi gli dice, venite in Vaticano? E che non vogliamo anticipare, e che cosa dovremmo anticipare, perché pista Lupi Grigi, insomma, è già stata tirata fuori da anni, quindi quello che di lì a poco arriverà riguarda la banda della Magliana, quindi un po' simato, poi alla fine non anticipa proprio nulla. E lei è un prete, dice Pierluigi, sembrano quasi non sapere che Arcore Orlandi è un funzionario vaticano.
Loro pensavano che fosse un funzionario, però era un obiettivo di ripiego, non è stato il primo obiettivo dei rapitori, sono arrivati a questo soltanto perché hanno mancato altri obiettivi rispetto a questo. Interpretazione di Positano su Pierluigi e Mario, non tutti in questo studio saranno d'accordo, però io voglio coinvolgere Bruno, che alza il dito e quindi presumo che qualcosa abbia da dire. Volevo dire che Pierluigi e Mario hanno lo scopo preciso di far credere a questo, cioè far credere che esista una scappatella. No, non è vero che il fatto... Lo fanno in modo un po' tortuoso, quando, mi permetta, no, lo fanno nel modo che poi vedremo caratterizzare tutto il tradimento, che è un modo assolutamente magistrale, un esempio assolutamente magistrale di disinformazia, ovvero sia lo vedremo, sarà, ecco, sarà un labirinto. Però un labirinto giudiziario, la storia del prete, non è vero che quando quello ha detto è un prete ha dimostrato di non sapere, anzi il contrario, ha dimostrato di sapere, perché i loro interlocutori non erano la famiglia Orlandi, anche se in quel momento hanno telefonato alla famiglia Orlandi, loro hanno sempre voluto avere come interlocutore il Vaticano, gli sembrava strano che già fosse intervenuto un prete, avrebbero voluto che la cosa non fosse finita mai, avrebbero voluto una trattativa segreta con il Vaticano, cosa che non è stata poi possibile. Abbiamo sentito Arcore Orlandi all'inizio della trasmissione dire, per noi è ancora viva, farci vedere il ritratto di come se la immaginano, e allora noi vogliamo anche provare a ricordare Emanuela come persona, come ragazza di 15 anni, piena di speranza e anche di talenti. Per farlo io mi avvicino a una ragazza, ora anche lei una giovane donna, come sarebbe Emanuela nelle speranze di Ercole Orlandi se fosse ancora viva, Patrizia Caiffa, buonasera, che era amica di Emanuela Orlandi. Amica perché, legata in quale modo a Emanuela? Eravamo nello stesso gruppo che faceva capo alla parrocchia di Sant'Anna, una CR, una Azione Cattolica Ragazzi, ci conoscevamo da tanti anni, da quando eravamo piccoli, e nell'ultimo Patrizia periodo Caissa. Ci stavamo frequentando molto di più, siamo rimasti molto legati con la famiglia, con i fratelli e le sorelle. Qui vediamo proprio una foto di gruppo, questo è il gruppo della parrocchia? Sì, questa era una gita che abbiamo fatto ad Arcinazzo l'anno prima che scomparisse. Quella lassù è lei, e quella è lei, Patrizia, quella a sinistra è... Patrizia e l'altra Emanuela, sì. Orlandi, che anno era, che momento era questo? Credo un anno prima, era appunto in questa gita con il Pullman. 1982, sì. Chi era invece Emanuela Orlandi? Emanuela era una ragazza bellissima, questa bella dentro e fuori. È una ragazza molto semplice, senza grilli per la testa, ecco. Per cui non credo affatto all'ipotesi della scappatella. Perché aveva una bella famiglia, fratelli e sorelle con cui andava molto d'accordo, e anche il gruppo di amici che frequentava era molto affiatato, si divertiva molto insieme, e poi era una ragazza che sognava, era molto spiccato l'aspetto della sua arte. La musica, grande passione per il flauto. Aveva una voce bellissima. Cantava anche. Sì, cantava e suonava il flauto, e ha ancora nella memoria i suoi adagi di Albinone, il Lago dei Cigni, c'erano spesso dei momenti in cui ci regalava i suoi assoli quando si facevano delle rappresentazioni, degli spettacoli. Ecco, questa testimonianza a me piace molto, e mi sono stupita che nel corso degli anni mai da parte di amici, di parenti, sia arrivata una testimonianza sull'arte di Emanuela. Qui si parla di cose importanti, Adagio di Albinoni, il Lago dei Cigni, insomma, due parole anche per umanizzarla, per dipingerla nella sua interezza, mai sentite. Dobbiamo risalire a questo enigma di 20 anni fa e forse qualcosa in più per ricordarcene. Dei lavori per beneficenza. Quando ci siamo parlati al telefono lei mi ha detto che era un punto di riferimento per noi, no? Sì. Sia per i ragazzi che poi l'ammiravano anche per la sua bellezza. Sì, era la più carina del gruppo, diciamo, perché in un gruppo di 30-40 ragazzi c'è sempre qualcuno che spicca, e lei era un po' il nostro modello per noi ragazzi, andava sempre vestita alla moda, anche la fascettina che è rivelata nei manifesti era proprio l'ultimo grido del momento, però era semplice, vestiva sempre in maniera molto... C'è un ricordo particolare che le è rimasto di Emanuela proprio in quei giorni prima della scomparsa? 4-5 giorni prima che scomparisse eravamo andati a fare questo spettacolo per un ospizio che stava lì al centro di Roma, e abbiamo fatto questa lunga passeggiata su Via dei Fori Imperiali io e lei.
e ci eravamo scambiate i sogni di futuro, ci eravamo raccontate un po' le vicende, le prime vicende sentimentali, e mi ero detta: guarda, questa ragazza quanto è bella, voglia di conoscerla di più, di approfondire questo rapporto. Non hai avuto tempo, pochi giorni dopo è scomparsa, lei poi ha partecipato a tutta quella catena di solidarietà che ci fu intorno alla famiglia Orlandi nei primi giorni. Sì, ricordo benissimo il momento in cui gli amici sono venuti ad avvisare che era sparita, e siamo tutti quanti ci siamo ritrovati sotto casa di Manuela, e i ragazzi più grandi, 18-19 anni, hanno cominciato a prendere le moto e girare per la città per cercarla. Ci pensa ancora Manuela? Ci penso, l'ha sognata spesso, e non so perché tutte le motivazioni razionali mi dicono che le speranze sarebbero pochissime, però c'è un sentire del cuore che mi fa credere che sia ancora viva. Ora siamo arrivati a un momento importante. Allora, la scomparsa di Caiffa qui ci parla di una grande confidenza con Emanuela, gite, frequentazioni, scuola, eccetera. Ovviamente ne fa un ritratto a tinte rosa. C'è il discorso di questo concerto presso l'ospizio tenuto qualche giorno prima, di cui non si parla poi così spesso. Potrebbe essere stata tratta da lì la fotografia, la famosa fotografia in cui lei suona il flauto. E notiamo che Emanuela, secondo queste testimonianze, questi riferimenti, avrebbe confidato del discorso Avon a ragazze con cui non aveva tutto sommato una grande confidenza, e non ne avrebbe parlato alla Caiffa, che si definisce sua grandissima amica, anche se poi l'amica del cuore dal diario sembrerebbe un'altra. Diario che Nicotri aveva, si è perso, ha consegnato a Pietro senza fotocopiarlo. Ascoltate l'intervista a Radio Radicale, e di 2 o 3 giorni fa, una cosa singolare, perché non farsi delle fotocopie, è una base del mestiere farle, ma in ogni caso sarebbe stata la Marzari l'amica del cuore. Mettiamo che la Caiffa venisse in seconda, a nessuna delle due parla di Avon, di proposte, lo fa con ragazze con le quali non avrebbe avuto particolare confidenza. Emanuela inizia a profilarsi come un sequestro, entra in scena un personaggio che passerà la cronaca come l'americano. Sono passati 13 giorni da quando Emanuela Orlandi è scomparsa, 13 giorni di dolore e di incertezza, quando all'improvviso tutto sembra subire un'accelerazione. 5 luglio 1983, alle ore 12.50 nella sala stampa del Vaticano squilla il telefono. All'apparecchio uno sconosciuto che sembra parlare con un marcato accento straniero. Fa riferimento alla scomparsa della ragazza, auspica l'intervento di Papa Giovanni Paolo II. Chiama in causa l'uomo che ha sparato in piazza San Pietro contro il pontefice, Mehmet Ali Agca, e chiede che sia liberato entro il 20 luglio. Afferma di avere in ostaggio Emanuela Orlandi. E non si ferma qui. Dice che molte informazioni sono già state fornite da elementi della sua stessa organizzazione, Pierluigi e Mario, che chiama nostri. Esige l'attivazione di una linea telefonica diretta con il Vaticano. È la prima volta che il caso Orlandi viene direttamente legato al Vaticano. È la prima volta che si delinea uno scenario dai risvolti internazionali. È il primo nodo di una matassa che diventerà sempre più ingarbugliata. Ma non basta. Dopo un'ora l'uomo chiama casa Orlandi e fa ascoltare un nastro con una voce di ragazza. Potrebbe essere Emanuela. Potrebbe. Ma potrebbe essere stata registrata anche prima della scomparsa. È il momento in cui tutto potrebbe essere vero, ma anche tutto potrebbe essere falso. È in queste ore che l'anonimo telefonista si trasforma per tutti, per i familiari, per gli inquirenti e per la stampa, in l'americano. Passano i giorni. L'americano insiste. Wojtyła deve intervenire per la liberazione di Agca e deve farlo entro il 20 luglio. Ma il Papa non ha alcun potere sull'autorità giudiziaria italiana da cui dipende il detenuto Ali Agca. Passa ancora del tempo. Il 17 luglio viene fatto ritrovare un nastro, un'altra svolta.
confermata la proposta di scambio tra Emanuela e il turco, confermata la richiesta di una linea telefonica riservata con il segretario di Stato Monsignor Casarodi, e poi una voce, una ragazza che chiede aiuto, implora, dice di sentirsi male. La famiglia Orlandi è sgomenta. Qualche giorno più tardi l'americano telefona allo zio di Emanuela, gli chiede di rendere pubblico il messaggio con la voce della ragazza del 17 luglio. Si informa se il segretario di Stato Casaroli gli abbia riferito di un precedente colloquio. Allora, vai in redazione e dici che il segretario ha ricevuto questa domanda di far pubblicare il testo. Certo. Tu supplica, chiedi che sia. Questo è molto importante. Se guarderete il video di intervista a Nicotri, lui mette in dubbio che Casaroli abbia avuto questa notizia quando era ancora in Polonia, cosa che comunque era possibile. Le comunicazioni esistevano. Lui ne dubita, ma è poi abbastanza irrilevante perché al ritorno in ogni caso il Vaticano si è interessato. E forse io, se tu riesci a far pubblicare dal giornale il testo integrale, sì, io riesco a far salvare la tua nipote, capisci? Sì, ma adesso sto bene, mi dica. Non preoccuparti, lei ora sta bene tutto a me, pronto? Sì, pronto. Io rispondo a tutto quello che è successo. 16 telefonate, sempre da cabine telefoniche, messaggi in codice, presunte prove, richieste di vario tipo. L'americano non sarà mai rintracciato. Nessuna reale pista da battere, solo degli interrogativi. Chi è l'americano? E il telefonista anonimo coincide con il grande vecchio che starebbe dietro ai numerosi messaggi epistolari inviati durante tutta la vicenda Orlandi? L'allora vicecapo del SIST Vincenzo Parisi, in un suo appunto rimasto riservato fino al maggio 1995 e pubblicato dal quotidiano Il Messaggero, a proposito del presunto cervello dell'operazione, scrive: si tratta di uno straniero, verosimilmente di cultura anglosassone, di livello culturale e intellettuale elevatissimo, conoscitore della lingua latina e successivamente di quella italiana, appartenente o inserito nel mondo ecclesiastico, formalista, ironico, preciso, ordinato, freddo, calcolatore, sicuro di sé. Ha domiciliato a lungo a Roma ed è ben informato sulle regole giuridiche italiane e sulla struttura logistica del Vaticano. Ci tocca ovviamente dubitare di questa valutazione, soprattutto pensando a chi possa averla ispirata, che Parisi l'abbia firmata è un conto, che lo sapesse in proprio è un altro. Dubitiamo in toto in ogni caso. Dunque, e non un nome. Lo fa Francesco Bruno, criminologo, in un libro del giornalista Fortichiari, testualmente. Con la descrizione del possibile interlocutore si voleva individuare Monsignor Marsuppos. Professor Bruno, perché... Ecco da dove nasce la pista Marsuppos, da questo scrittore Fortichiari che riprende Francesco Bruno, come se quella parlata sgangherata potesse appartenere davvero a una persona di altissima cultura. Il SISD pensa proprio... a Monsignor Marsuppos. Attenzione, non è che il telefonista indicato come l'americano fosse stato riconosciuto in Marsuppos o viceversa. Il regista dell'operazione, diciamo, compresi anche i tanti comunicati. No, diciamo che la persona che era stata scelta voleva simbolizzare, indicare nella mente dei rapitori Marsuppos. Possiamo dire che sì. Marsuppos in quel momento stava per essere dimissionato da Papa Paolo Giovanni II, Giovanni Paolo II, il quale successivamente lo farà, oggi credo che viva ritirato in America, eccetera. Però in quel momento era lui quello che gestiva lo yorkin della Banca Vaticana e quindi tutte le transazioni all'estero, in un momento gravissimo, difficilissimo di politica internazionale, dove i due schieramenti, l'Occidente e Oriente, erano l'un contro l'altro armati, ma nel senso serio. Si faccia capire, lei sta dicendo, viene fatto credere che possa essere Marsuppos per una sorta di guerra interna indicato, del Vaticano. Viene letteralmente indicato. Che situazione c'è in quel momento, Tornielli, all'interno del Vaticano? Brutto usare certe parole. Insomma, Bruno prima dice, poi arretra con uno yo-yo, certo la voce non era la sua, viene indicato, ma Andrea Vianello applica un correttivo, viene fatto credere,
che è una cosa del tutto diversa. Poi che ci fossero contrasti sull'amministrazione di questo patrimonio è normale, perché si tratta di un patrimonio immenso, gestito secondo regole che fino a quel momento erano consentite, ma stavano per essere messe in discussione riguardo ai paradisi fiscali. Abbiamo già trattato tutto questo. E dunque era venuto per Marcinkus il momento di andare in pensione. In ogni caso, Pietro lavorava allo IOR, potrebbe raccontarci qualcosa di queste gestioni. Ecco Ma c'erano comunque una guerra di il potere interno al Vaticano vaticanista. di cui era vittima in qualche modo Papa Giovanni Paolo II. Guerra di potere mi sembra una parola troppo grossa. Certamente si confrontavano per il fatto nuovo e importantissimo che era diventato Papa e dopo mezzo millennio un'altra volta uno straniero e un polacco, per cui che veniva dall'est, si confrontavano due linee di pensiero. Una più tradizionale, incarnata certamente da Casaroli, era quella che diceva che il comunismo era una bestia, uso tra virgolette, con la quale bisognava avere a che fare per secoli, forse per Ostpolitik, millenni, un dialogo, qualcosa a dialogo. cui bisognava dialogare perché sarebbe rimasta lì, combinata. E l'altra linea, della quale il Papa era portatore, che riteneva in qualche modo che a questa bestia si potesse dare qualche spallata. E in quel momento era la stessa idea degli Stati Uniti d'America. C'era Reagan presidente degli Stati Uniti d'America e si era individuata proprio nella Polonia il tallone d'Achille di questo sistema. Ferdinando Imposimato, però, in una parola, secondo lei, Ricordiamo che la carica ufficiale di Marcinkus come presidente dello IOR è durata fino al 1989, ecco, che stesse per essere dimissionato nell'83 non è del tutto vero, poi le cariche si ricoprono e si passano ad altre. Ah no, quello delle telefonate, dire che nazionalità era uno slavo Uno sicuramente. Noi per slavo. capire qualcosa di più su questo accento, su questo telefonista misterioso, abbiamo chiesto l'aiuto di un tecnico, un perito fonico di altissimo livello che si è occupato in passato di inchieste importantissime, come un altro terribile mistero d'Italia, come il caso Ustica. Il professor Giampiero Benedetti, che ringrazio di essere qui con noi e con il quale adesso proveremo ad analizzare. Noi le abbiamo dato alcune telefonate dell'americano, ne proviamo ad ascoltare un paio per cercare di capire, insomma, questo americano innanzitutto di che nazionalità era. Adesso sta per partire, Lei forse vuole comunque aver constatato di questo sì, ma la bambina sta bene, mi dica almeno. Non preoccupi, io non potrei Ecco, allora, professore, qua si sente un accento sì, che qui molto c'è, molto questa è la seconda parte, sono circa 50 secondi, un minuto della conversazione. In questa conversazione si sente una voce di una persona che parla con un accento anglosassone nettissimo. È talmente netto che, come intercalare, utilizza addirittura delle parole inglesi, John Wright, John Mommen, parla addirittura con una terza persona, sembra in Parla o inglese, finge di mentre sta parlare, facendo questa perché la conversazione terza persona telefonata non si e ha sente. comunque un accento tipicamente anglosassone, qui corrisponderebbe, Molto se non troppo vuole, delicato, ecco, il professore. problema è questo, cioè forse è un po' troppo caricato, potrebbe essere un po' troppo caricato, anche perché adesso qui io non so bene esattamente le modalità, non conosco le modalità, non capisco posso intuire gli obiettivi, ma non posso essere una testa ovviamente, però questo fatto di continuamente in due pagine ci sono 10 parole inglesi Rivolgersi a un'altra rivolte a presunta una terza persona. persona, potrebbero essere effettivamente volute. Lei poi ne ha analizzate Sì, altre, tra queste altre, un'altra che abbiamo sentito nel quella che filmato, che è un po' diversa, stiamo facendo sentiamola. andare. Questa domanda mi fa complicare il testo, che tu complica, chiedi che sia, io questa volta, che forse io, se tu riesci a far pubblicare dal giornale il testo integrale, io riesco a far Qui parlare la l'accento tua sembra un po' risposta, diverso. capisci? Adesso sto bene, mi Qui ci dica, troviamo di non fronte, Luca, diciamo, questa persona è sempre stata, almeno così mi è stato detto, è una delle telefonate dell'americano. Siamo sicuri che è la stessa persona? Ecco, Non questo concessionista. noi non siamo sicuri. Fra le altre cose, la telefonata era quella che è stata mandata precedentemente, Certo, perché questa telefonata ha degli accenti diversi.
Cioè, io ho fatto quel poco di analisi che si poteva fare. Cioè, non siamo sicuri che sia la stessa persona, però lei... Dunque, no, mentre io ho analizzato tre telefonate di questo americano, in cui con una ragionevole... sicurezza, diciamo, per il tipo di analisi che si sono fatte, si può pensare che sia la stessa persona, perché usa un lessico simile, usa parole italiane anglicizzate, quindi eccetera. Questa telefonata effettivamente è diversa, però ha un qualcosa di particolare, mi è sembrato di notare. Il timbro potrebbe essere uguale, il timbro della persona è più difficilmente da eludere, anche se l'accento è diverso. Potrebbe essere anche qui che è sfuggito il suo vero accento, quello che cercava di mascherare l'americano. Tutto è possibile, in realtà qui ci sono due o tre parole, due o tre termini che usa abbastanza, tipo, non so, usa un termine, mi ripugna. Mi ripugna è una parola, è un termine lessicale non comune, un termine lessicale potrebbe essere spagnolo si dice più o meno allo stesso modo, un anglosassone non lo dice così, quindi potrebbe avere origine veramente diversa. Per capirci, lei su cosa punterebbe? Ma io dico la verità, io adesso qui io faccio delle ipotesi, perché sono proprio delle ipotesi, però potrebbe anche essere per esempio medio orientale, potrebbe essere anche per esempio sudamericano da un certo punto di vista. Slavono. Direi di no, diciamo, io da questa telefonata secondo me non ha elementi che mi possano far pensare a uno slavo. Ecco, le tortuosità del caso Orlandi già sulla... E su questo americano, slavo, ispanico, non si sa. Chiudiamo la prima parte.